Ed ora andiamo a seguire proprio Yakov Godorosha, l'atleta rappresentante dell'Ucraina, porta con sé il punteggio dello short program di 57-44. Ha 19 anni ed è al debutto nel campionato europeo ed è il campione nazionale nel suo paese. Triplo Axel. Lutz, non bene l'arrivo. Bene, la combinazione triplo loop, doppio toe loop. Molto bene anche la combinazione a tre salti. Doppio Axel. Triplo loop. Thank you.
E mentre guardavamo insieme la gara di Jakov Gojorocha, ovviamente ci confrontavamo sia con Franca Bianconi che con Andrea Bogiovanni, che ci ha raggiunto della Gazzetta dello Sport, sull'importanza, sul risultato che aveva avuto Samuel Contesti, giusto Franca, i campionati del mondo, decima posizione, Samuel purtroppo, dico, si è ritirato, non è più in gara. Questo ovviamente quanti posti ci dà al prossimo mondiale? Due. Franca? Due, però finora solo Paolo Bacchini ai minimi. Sì, finora adesso ci sono ancora delle gare internazionali che possono valere, perché tutte le gare internazionali in calendario ISU da qui al mondiale sono valide per ottenere questo minimo score. Quindi c'è un Bavarian Open la settimana prossima, ci sono adesso una gara all'AIA, ce ne sono svariate di gare, insomma, per cui si può ancora fare. Però comincia a diventare, insomma, pesante. Nel caso il nostro secondo pattinatore non avessimo un secondo pattinatore che ha raggiunto il minimo, noi dovremmo rinunciare a un posto acquisito. E lo stesso discorso nelle donne, che abbiamo tre donne, ma solo Valentina e Carolina hanno il minimo acquisito in tutti e due i segmenti, mentre Roberta Rodeghiero ce l'ha solamente nel libero, ma le manca il corto, e viceversa Francesca Rio ce l'ha nel corto ma non ce l'ha nel libero. E quindi sarà una rincorsa in quest'ultimo periodo. Credo che dovremmo far fare a tutti più gare possibili nel tentativo appunto di azzeccare la gara e beccare quel segmento che manca. Perché noi lo ricordiamo, nelle ladies abbiamo tre posti, appunto nella categoria degli uomini ne abbiamo due, due anche nelle coppie d'artistico e due nelle coppie per la danza. Tra l'altro ricordiamo quanto importante sia il mondiale di quest'anno, giusto? Perché è qualificante per i posti per le Olimpiadi, giusto Franca? Sì, è molto importante, anche se adesso poi andiamo a vedere la regola esattamente. Allora, con tre partecipanti il terzo viene escluso, quindi diciamo nel caso delle donne il risultato che andrà a contare per poi qualificare sarà quello delle prime due donne, in questo caso Valentina e Carolina. Invece con due partecipanti entreranno il conteggio di tutti e due. E lì ci sarà un po' di strategia da fare nella designazione, perché se ne mandi uno solo basta che questo arrivi nei 10 e procura due posti, ma non so quante chance abbia Bacchini di arrivare nei 10 ai mondiali.